abbiamo chiesto alla città metropolitana di abbattere tre tramezze per costituire tre grandi aule, ce n'è una quarta in progettazione che dovrebbe essere ultimata in tempi congrui, e stiamo facendo il possibile anche nella succursale di Pegli. Abbiamo acquisito due spazi dal Museo Navale per avere due aule ampie per poter ospitare un numero consistente di alunni. Ci aspetta ancora giorni molto intensi per verificare tutte le diverse problematiche in vista di questa apertura, che non deve essere una falsa partenza ma deve avere le caratteristiche necessarie per salvaguardare la sicurezza e anche l'attività didattica, che deve essere svolta nella maniera più adeguata per essere significativa. Nel frattempo, dopo alcuni anni che aspettavamo, è partito il progetto del bando delle periferie e i lavori si sono realizzati durante l'estate e anche in queste ultime settimane, con dei serramenti nuovi, dando maggiore sicurezza e comfort alla nostra scuola. L'ambito di questo progetto, diciamo, che coinvolge le periferie di Genova, abbiamo anche la previsione di sistemare l'Aula Magna per renderla un civic center che può essere usato da tutta la cittadinanza e non solo dall'istituto. È nella disponibilità dell'istituto per essere anche adibito a aula e per far fronte appunto a questa emergenza legata al Covid. Con il problema del Covid un po' tutte le scuole si sono dovute adeguare e quindi anche in questo caso si è trattato di tirare giù delle tramezze per ampliare delle aule che erano sostanzialmente troppo piccole per ospitare il numero degli alunni a seguito delle linee guida. I serramenti nascono da un progetto di miglioramento diciamo della prestazione energetica dell'edificio. Adesso in questo momento siamo a due terzi di lavori eseguiti e tutto questo consentirà, attraverso dei serramenti che sono a taglio termico e che quindi hanno delle capacità di trasmettere meno la temperatura esterna da quella interna, aumenteremo sicuramente la capacità termica dell'edificio, quindi minore riscaldamento da utilizzare con una migliore coibentazione, emissione verso l'esterno del calore della scuola. Qui alle Inaudi di via Cristofoli stiamo abbattendo una tramezza per creare un'aula più grande al quarto piano. Ci sono i lavori che andremo a eseguire sui fondi dell'edificio per risanare i fondi che sono stati allagati, in modo da poter utilizzare anche quegli spazi. Si parla anche di un altro ingresso, sempre dalla parte dei fondi, per dividere i flussi di ingresso degli alunni al mattino, in modo da evitare gli assembramenti. Sia per il nautico che per il Fermi gli interventi sono sostanzialmente quelli relativi alla demolizione di tramezze per ampliamento aule, per avere la capacità di studenti necessaria in base alle linee guida che sono state emanate. Mentre per quanto riguarda il Gastaldi Abba, che è qui alle mie spalle, il preside ha voluto ripristinare una vecchia aula che conteneva dei laboratori, sostanzialmente la sostituzione di serramenti che non avevano perfetta tenuta, rifacimento pavimenti e rivestimenti laterali e adattamento di questa aula, per, diciamo, di questo ex laboratorio, per l'aula come aula didattica.